to the lungs. Now, defend it. Ancora, ferma. Quindi scelto sì, rilassato, vai, ok, vai, chiudo tutto. Se sento che tu hai protetto qua, rovescio metà, metà trasporto. Dipende come lo chiudi, se lo chiudi così lo riprendo, lo riprendo. E lo chiudi di là, lo tagli, passo, chiudi, passo, ma ci sei ancora, puoi fare la prima. Se invece lo chiudo qua, fai la seconda. In questo caso faccio la terza, esci con quanto più leva più qua vai. Tutto. Ti fai prima colpire, accettazione, accetto. Qui. Vai, devi rinascere, vieni. Accetto. No, vai. Fammi forza. Questo? Prima resta. Resta forte, forte, forte. Forte, forte, forte. Ti guido, ti teleguido qua. Ok, è identico a questo, ok, mi spinge, mi butta la forza lì, mi spinge, assorbe, vado, qui è uguale, ok, sono connesso con le tue parti, okay. Questo è un po' più difficile perché è doppio, quindi
Sulla tua spinta ci vuole anche uno sprofondamento, un'accettazione e un lavoro di sfera che abbiamo visto in maniera alternata qua. Quindi se il tuo corpo ti rialzo come tiro, questo è un tiraggio esterno, no? Come devo tirare? C'è una forza, devo immaginare come una spirale di buttarti in terra. Come lo faccio? Rilasso, connetto le dita a tutte le parti in te, trovo la rigidità, perché se non connetto in te non trovo, non capisco se c'è rigidità o no, da qua espando. Ora di spalla non ce la faccio. Dipende, se trovo più blocco su questo lato connesso al blocco qua, allora faccio prima a indirizzare lì. Se trovo una cosa che va più esterna, l'accetto, l'assorbo e vado. È la stessa cosa che tu fai se trovi una persona con una forbice. Ecco perché nasce anche la seconda Biujee. La seconda Biujee, perché la neutralizzo il tuo attacco? Perché nonostante io faccia questa forbice, come Spider-Man, sono connesso tutto, quindi ti leggo, ti assorbo, non sono connesso, vieni, colpisci, eccolo. Allora posso andare. La differenza tra la seconda e la terza è che nella seconda c'è una distanza un pochino più pronunciata. Quindi diciamo che ti proietti, io vado sullo spazio dentro, sia nella sezione sull'esterno per poi rifarlo, in questa spirale si connette. Se tu sei rigido è ancora più facile, no? Nella terza c'è meno distanza, diciamo che tu sei qua per tirare questo tipo di attacco. Allora il mio tetto si connette, al di là del fatto che potrei fare tante cose, ma in questo caso assorbo, mi trasporto e vado. Proprio questa è la differenza. La differenza di apertura tra la prima Biujee e la terza è che il guai, dopo già un lato, dopo push pull, quindi se è aperto vado, mi freddo, ok, ma fammi salire. Sempre queste traiettorie, non queste. Nella terza, e questo quindi ci posso mettere anche i pini, no? Questo qui chiudo, questo qui buco, banda. Cosa metti? Questo passa, assorbi, quindi c'è un push pull che mi chiude e si esce. Io li tengo. Quindi se riesco vado al collo, ti tagli e scopasso, non riesco, mi trasporto, esci, questo, prendo, vado e lo esco. La qua, passi, vai, ok, fammi l'azzo, questo. Ma deve essere chiuso, quindi da qua, ma io mi metto a fare questo. Quindi anche le forbici ti fanno capire che non quando ci facciamo gli esercizi, ma soprattutto quando si combatte, quando si prova con un'intensità diversa, no? Vado a scioccare e affettare. Perché chiudo? Thank you.
Wing Chun. E questo